Buonasera a tutti, è Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Traders Magazine Italia, una redazione che confesso essere un po' riarrangiata rispetto al nostro posto tradizionale con cui facciamo normalmente i nostri incontri serali. I nostri webinar serali dedicati alla cultura finanziaria. È una redazione che sconta ovviamente le condizioni particolari che stiamo vivendo, la condizione di scarsa mobilità che ormai è estesa un po' a tutte le nazioni, ed è un bene che sia così perché forse se ci saremo convinti che questo è il modo migliore per vincere questo grande nemico invisibile, forse ne usciremo il prima possibile da questa situazione. Abbiamo con noi due grandi ospiti questa sera e il mio obiettivo è anche quello di fare insieme qualche considerazione sia sui mercati sia sulla diffusione del virus. E cercheremo di rendere questo webinar estremamente vario in termini sia di argomenti che di notizie, per fare in modo di non perdere quello che è il nostro focus, la cultura finanziaria, questa sera rappresentata da Daniele Lovecchia, la cultura dello strategist che imposta le strategie per ottimizzare la metodologia per fare trading o investment nel modo migliore. Abbiamo ospite Riccardo Falcolini di UniCredit per la parte della cultura finanziaria della parte istituzionale e io personalmente farò un piccolo intervento per illustrare due cose. Uno, il comportamento dell'S&P 500 negli ultimi giorni. E qual è la nostra proiezione? Qual è lo studio fatto dall'Istituto Svizzero della Borsa per le previsioni sulla borsa americana? Vorrei anche far vedere qualche cosa che abbiamo tenuto in grande considerazione in questi giorni, che sono gli studi che a livello mondiale sono stati fatti sull'evoluzione del coronavirus. Vedremo uno studio con una delle università con cui l'Istituto Svizzero della Borsa è in questa occasione in strettissimo contatto, che è l'Università di Budapest, con cui ci siamo confrontati, abbiamo sviluppato, abbiamo apprezzato molto quello che era il risultato di un loro studio, dove probabilmente a fronte di una previsione loro clamorosamente sbagliata, però ci ha permesso di capire che il loro metodo, la loro formula in sé per sé, forse aveva un grande valore previsivo se aggiustato rispetto ai termini italiani, ai termini del nostro paese. Lo andremo a vedere nel corso di questo webinar. Vedremo anche le previsioni di un grande partner svizzero con cui siamo in grande amicizia fraterna da sempre, che è Clean Lantern, che ha pubblicato un interessante report proprio sul coronavirus. Bene, un grande mix di argomenti e io do subito la parola a Daniele Lavecchia, come strategista dell'Istituto Svizzero della Borsa. Daniele, vediamo insieme qualche strategia, quello che tu hai preparato e quello che è anche l'oggetto di un prodotto nuovo che andremo a lanciare, un prodotto specifico un po' legato a questa epoca particolare che stiamo vivendo. Daniele, a te la parola e ti segno il controllo del video per circa 20 minuti. Sì. Darò poi la parola a Riccardo Falcolini, farò io poi un piccolo
intervento sull'S&P 500, ti restituirò poi la parola e vedremo infine qualche considerazione sul coronavirus. A te il controllo del video e a te la tua parte di conferenza all'interno di questo webinar. Prego, Grazie Federico. Maurizio. Bene, buonasera a tutti. Vorrei cominciare questa seconda parte un po' ideale di webinar, quella che abbiamo già fatto giovedì, parlava appunto sempre di opportunità sui mercati in questo periodo. Questa volta però vorrei mettere l'accento sulle strategie in tempo di crisi. Crisi finanziaria e poi appare oramai già all'orizzonte una crisi di tipo economico. Vorrei soffermarmi specificamente su questi aspetti e, se me lo consentirete, mi piacerebbe dimostrare che naturalmente la crisi che stiamo vivendo è terribile dal punto di vista dal punto di vista sanitario, dal punto di vista umano, perché siamo tutti in casa, perché abbiamo amici o parenti magari coinvolti direttamente in questi pericoli di tipo sanitario, ma per quanto riguarda le crisi passate e questa crisi, a mio parere, c'è veramente poca differenza e vorrò piano piano dimostrarvelo. Cercherò di essere molto breve in modo da lasciarvi la massima possibilità anche di fare domande, naturalmente lasciare spazio ad altri anche di parlare. Andiamo a parlare del passato. Ricapitolando brevemente, magari per chi non ha assistito, giovedì, per me abbiamo assistito in realtà allo sgonfiamento di una bolla. La bolla è semplicemente una dinamica, per cui ci si trova, in un mercato troppo, troppo quotato, i prezzi sono troppo alti, i partecipanti, a questo mercato sono prevalentemente il pubblico, cioè persone non informate che spinte dalle notizie, dai media, dall'entusiasmo, anche dal condizionamento purtroppo di massa, in realtà qui si tratta proprio di psicologia del comportamento di massa, vanno a acquistare a prezzi troppo alti. Naturalmente quando i prezzi cominciano a scendere, le condizioni cambiano. Questo genere di attore, che non è un attore di tipo professionista, non è preparato, non immagina e non prevede magari un periodo di sofferenza prima di poter andare a capitalizzare il proprio investimento, non appena il pericolo c'è, questo genere di investitore tende a liquidare, secondo quello che viene chiamato panic selling. Naturalmente ci sono altri tipi di investitori, esistono le smart money, cioè proprio i soldi intelligenti che vanno a acquistare una fase di non possibile rintracciamento de dell'opportunità, infatti viene chiamata stealth phase, cioè proprio una fase nascosta in cui nessuno immaginerebbe mai l'esplosione di un titolo, di un mercato. Nella seconda fase ci sono gli istituzionali, cioè proprio quei fondi di investimento su cui gli stessi investitori vanno a mettere i soldi, magari buy only, quindi che tendono a mettere i soldi nel mercato e poi tenerli per un lungo periodo, e questa è già una fase di consapevolezza. La fase successiva, come vediamo dall'attore che viene, l'evidenzio qua, dai vari attori che vengono a essere protagonisti dei maggiori acquisti in queste fasi, c'è il pubblico. Naturalmente il pubblico in questo momento, nella fase di mercato in top, viene deluso, non appena il mercato scende, naturalmente cerca di portare a casa qualcosa perché il problema è che intravede lo zero, cioè intravede il depauperamento completo, l'annullamento completo dei propri risparmi. Un esempio pratico ve l'ho fatto sulla crisi dei tecnologici, vediamo gli anni quali sono. Questo è Adobe, che poi ha ripreso perfettamente il suo valore, ma è arrivato nell'ultima fase della bolla a valere 42, per poi sgonfiarsi completamente. E vi lascio immaginare il sentimento di chi ha comprato in questa zona. Vado
farvi vedere lo Standard & Poor's 500. L'anno scorso, in questo periodo, quando facevamo il trading tour, abbiamo un pochettino detto che la dinamica era quella a bolla. Di fatto c'è stato ancora un innalzamento dei prezzi, ma per quanto mi riguarda, con i servizi che curo, a partire da maggio, scusate, da giugno-luglio, io ho smesso di acquistare titoli dello Standard & Poor's 500, soprattutto quelli principali che ho ritenuto sovrastimati. Questa è la dinamica che ne è derivata e la vediamo tutti. Abbiamo visto questo precipizio, poi naturalmente insomma Maurizio ci farà degli aggiornamenti da questo punto di vista. Arriviamo al dunque di quello di cui vi voglio parlare oggi. Questa crisi è diversa dalle precedenti o è uguale? Perché sempre in ogni crisi si tende a dire che questa è la peggiore, questa sarà la terribile, dopo questa non ci sarà mai più un domani. Io voglio cominciare a darvi dei dati. Queste sono le varie crisi paragonate in termini di numero di giorni in cui si è passati da un bull market a un bear market, quindi dal momento in cui si bolla il mercato come ribassista. Vediamo che questa è la crisi del Covid-19 e vediamo che in 16 giorni si è passati dal bull market al bear market. La crisi del 29 in 30 giorni, ottobre 87, 38 giorni e via via. Vediamo che la crisi del 2008 si è passata in 188 giorni. Questo è il primo dato che mettiamo. Quindi, sotto questo aspetto, la crisi che stiamo vivendo è una crisi che per velocità e accelerazione non ha uguali con nessun altro. Da altri punti di vista, e questo è un grafico interessante, io vi premetto che il mio punto di vista non è quello di un buy and hold, cioè non sono uno che prende e tiene per 10 anni. Sono un trader, faccio anche investimenti di medio periodo, non sono propenso a sbagliare sistematicamente il punto d'entrata. A me piace più lo stock picking, cioè andare a prendere le cose giuste al momento giusto, se è possibile, naturalmente dove è possibile. Questo grafico dà l'idea di cosa significa una crisi, cioè una caduta dei prezzi e quanto tempo dura il recupero successivo, per quanti giorni si genera poi, finita la crisi, un bull market. I giorni successivi alle cadute, li vedete qua sopra, adesso ve li segno, vedete? Sono questi. Sono delle durate molto, molto più ampie di quanto non siano le durate della crisi. Adesso siamo ormai un paio di settimane, che viviamo questo momento. Però gli eventi cigno nero normalmente nascondono dietro delle grandi opportunità. Qui vengono definiti crisi di breve, nel senso che la caduta è sempre più veloce della salita, e la salita, però, durando anche più tempo, tende a produrre più utili, della discesa. Mi rendo conto che siano delle considerazioni, prevalentemente legate al passato. E che il dato statistico potrebbe comunque far venire il dubbio a qualche investitore, magari tra di voi bloccato in certi investimenti, che questa volta sia diverso. Ma questo è quello che vogliono farci credere, a mio parere. Poi ho un parere personale. Io sto distinguendo l'oggetto della crisi, cioè la causa scatenante, cioè il Covid-19, dalla crisi finanziaria. Mi piacerebbe poter confortare le persone che magari sono in difficoltà perché hanno messo dei soldi nella parte alta del mercato e adesso si vedono depauperare i propri risparmi. Sto cercando di riportare, di separare nettamente le due parti, della materia. C'è una parte che oggettivamente è grave, l'altra parte, che invece è già stata vissuta e le cui conseguenze normalmente sono assorbibili. Vi faccio vedere nuovamente questa domanda e provo a rispondere a questa domanda al contrario.
Questa crisi è diversa dalle precedenti? Se è diversa dalle precedenti, mi devo aspettare situazioni diverse dalle precedenti. Questo è il 20 febbraio 2020. Vedete, il punto esatto è questa barra nera. La vedete? Questa barra nera che poi origina successivamente la caduta a rotta di collo verso i minimi. Questo è ECL Ecolab, ne ho preso uno che appartiene allo Standard & Poor's 500, ma ne potrei prendere decine. Perché prendo questo grafico e ve lo faccio vedere? Perché quello che vi faccio vedere tra poco è quello che succede sistematicamente prima di ogni crisi. Queste sono le transazioni degli insider, e in particolare di Baker Douglas, che è il chairman e il CEO di questa società. Guardate i giorni, guardate il 20 febbraio. 20 febbraio liquida delle posizioni per un valore di 33 milioni di dollari, liquida 162.000 quote su un totale di quote circolanti di 578.000. Pesante, liquida un sacco di quote, naturalmente aveva anche fatto delle cose precedenti, ma non importa. Questo è quest'anno e la liquidazione di quote è avvenuta in quel giorno precisamente. Vi rimetto la slide precedente, scusate, eccola qua, 20 febbraio. Questo genere di dinamica la vedo tutte le volte che i titoli crollano. Allora, di sicuro. La cosa che stiamo vivendo è una cosa che nessuno di noi ha mai avuto possibilità di vivere. Nessuno di noi è preparato umanamente per vivere quello che sta succedendo e tutti noi siamo colpiti. Ma tecnicamente sui mercati quello che accade è esattamente quello che accade sempre, e cioè persone ben informate sui cali dei mercati liquidano pesantemente le posizioni. Non voglio inoltrarmi oltre sotto questi aspetti perché non vorrei ricevere poi domande a cui non posso magari rispondere, ma in generale sappiate, per esempio, che sono inquisiti dei senatori statunitensi dell'amministrazione Trump che hanno liquidato pesantemente i loro investimenti, tutto il portafoglio dei loro investimenti il giorno prima dei crolli. Quindi vi dico, c'è questo, poi usciranno le notizie e via dicendo. Perché posso provare a dire che la forma di questa caduta del mercato, al di là della causa scatenante, che il Covid-19 in realtà è uguale a tutte le altre cadute del mercato? Perché la forma è la medesima, la forma è quella distributiva. Questa è una nota chart di Wyckoff che si trova abbastanza ovunque. Che descrive nei minimi dettagli, noi lo facciamo vedere nei vari corsi che teniamo, descrive nei minimi dettagli come avviene una struttura distributiva. Sappiate che la distribuzione e l'accumulazione, che è la fase inversa, che abbiamo visto anche la volta scorsa e vedremo ancora in fondo a questa presentazione, questa volta vengono definite da Wyckoff campagne. Campagne nel senso che vengono accuratamente preparate, accuratamente elaborate e poi eseguite nei minimi dettagli. Quindi non c'è improvvisazione, non c'è sorpresa, ma i ben informati evidentemente si muovono prima e strutturano il loro comportamento. Il metodo Wyckoff in generale, che brevemente vi mostro, e ve lo mostro perché è l'unica forma di studio in grado di avvisare l'investitore di un crollo che può avvenire e naturalmente spiegare quello che ci dobbiamo attendere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e come approfittarne. Perché le opportunità non sono finite, il mercato non è morto, non è finito e anche chi è in difficoltà col proprio portafoglio può comunque recuperare in qualche modo. Ci sono tecniche di recupero del proprio portafoglio, bisogna solo essere molto razionali. Allora,
Quello che vi voglio mostrare è una slide che tempo fa ho già mostrato ed è la divisione innanzitutto qua nella parte alta, vedete, tra mani forti e mani deboli. Per mani forti si intende coloro che hanno maggiore conoscenza e maggiore capitali. Per mani deboli ovviamente sono coloro che non hanno una preparazione adeguata rispetto al mercato e anche meno informazioni, quindi hanno comunque una difficoltà a fare un trading non influenzato dalle notizie. Normalmente nelle cadute, quelle che stanno avvenendo adesso, che poi cadono in zone di ipervenduto per chi ha dimestichezza con gli indicatori e gli oscillatori che mostrano ipercomprato e ipervenduto tipo Williams Percent Pair, questo è un indicatore che vi indica appunto l'ipervenduto. Quella è la zona di massima capitalizzazione delle mani deboli, normalmente quando il mercato tracolla con una velocità tale da convincere chi aveva comprato a prezzi alti che è meglio che li liquidi, perché altrimenti il proprio portafoglio, la propria azione, il proprio investimento giungerà al valore di zero. Proprio in quel momento le mani forti fanno l'ultimo grande acquisto di blocco del mercato e lì il mercato si ferma, ha una bella vasca, una lateralità più o meno lunga, e poi nuovamente tende a rialzarsi. Questa vasca è funzionale a una serie di acquisti che potrete vedere comunque anche nelle slide degli insider. Prima vi ho mostrato le liquidazioni avvenute da parte del CEO della società in questa zona. Naturalmente si possono osservare anche degli acquisti frazionati, programmati, in modo da essere molto invisibili al mercato. Da questo punto in poi il mercato tende a rialzarsi e a spingere per poi andare verso l'alto e andare in un completo bull market. In questo caso la domanda è superiore all'offerta e poi si arriverà alla fase di equilibrio e quella che abbiamo appena vissuto, cioè con una serie di acquisti da parte delle mani deboli, cioè acquisti in una zona poco favorevole, in una zona non opportuna, naturalmente spinti da notizie, spinti da situazioni rose che fanno pensare che un mercato arrivato a 3.000 possa arrivare a 6.000, a 4.000, e questo naturalmente spinge gli investitori a continuare ad acquistare. Gli stessi fondi di investimento sono dei fondi che tendono a portare dentro il denaro e continuare a seguire il trend a poco che il trend sale e loro proseguono i loro acquisti. Questa è un pochettino la dinamica che vediamo, ma è una dinamica che non è nuova. Non è che stiamo assistendo per forme, per manipolazioni, per strutture a qualcosa di mai visto in vita nostra. Torno indietro solo un secondo per farvi vedere. Questo non è un rapporto che io ho rubato da qualche parte che non era pubblico, questo è pubblico. Questi rapporti sono codificati SEC Form 4, quindi sono dei rapporti proprio della borsa statunitense, che ovviamente vanno a descrivere quelle che sono le posizioni di coloro che sono considerati gli insider, cioè quelli che stanno dentro una società e conoscono dal ventre molle della società quali sono gli andamenti, i bilanci, le prospettive, i contratti, e che per questa ragione vengono controllati per evitare che ne facciano speculazioni improprie. Quindi andiamo avanti. Ok. Io sono arrivato poi alla parte del presente in cui vi faccio vedere un aggiornamento proprio della rotazione settoriale di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e quindi delle possibili opportunità sulla base di questa alternanza dei settori e sulla base delle considerazioni che abbiamo fatto poco fa rispetto alle zone possibili ai titoli di accumulazione. Maurizio, vuoi che proseguo ancora un po'? Siamo circa 20 minuti o... Volevo solo che illustrassi, sia che hai un titolo della food distribution, della distribuzione food americana, magari vediamo quella, poi diamo la parola un attimo a Riccardo Falcolini di Unicredit, per la parte di cultura istituzionale, la parte di Unicredit, e poi continuiamo un attimo con la parte
strategica, però volevo che facessi un'anticipazione di quello che poi vedremo nella seconda parte del tuo intervento. Sì, questo è un titolo proprio appartenente alla Food Distributors. Vedete, questa è la struttura che a me interessa in generale. Questa è la struttura di un titolo che è caduto. Non si può dire che assomiglia allo Standard & Poor's 500. Voglio dire, lo Standard & Poor's 500 aveva tutta un'altra forma. Questo è caduto ben prima. Ha fatto un tracollo ed è questa fase di cui vi parlavo prima, che è proprio quella del panic selling, e poi in questo momento sta lavorando, vedete, sta descrivendo dei minimi sempre più schiacciati l'uno con l'altro, non riesce più a produrre movimenti discendenti apprezzabili. E per questa ragione mi sta interessando particolarmente. Naturalmente qui c'è una dinamica dei volumi che andiamo a esplorare con gli schemi che vi ho mostrato di Wyckoff e che vi mostrerò, e andiamo proprio a vedere quella che è la classica dinamica per cui un titolo dopo una caduta non interessa più al pubblico, ma comincia a interessare a prima le mani forti, agli istituzionali, e poi si prepara a produrre valore, quindi crea poi delle accelerazioni di movimento che generano i movimenti che poi vediamo originati normalmente, cioè movimenti del 20, 30, 50, 100%, ma che naturalmente in tutta questa fase passa un po' inosservato. E questa è anche la tecnica proprio, fare passare inosservate le situazioni in modo che ci possano essere sempre dei giusti investitori un po' frustrati dalla situazione, che stanno perdendo soldi, disposti a vendere le proprie quotazioni a prezzi bassi. Magari, che ne so, questi stessi investitori sono quelli che hanno comprato in questa zona alta e che quando si trovano in questa situazione, ogni volta che c'è un piccolo drawdown, oramai sono allo stremo della resistenza psicologica. Evidentemente, vedete, le quotazioni erano intorno a 50 dollari, adesso valgono 5 dollari. Beh, direi che hanno anche ragione di essere piuttosto sotto pressione. Però il punto è che in questa fase qua le mani forti stanno facendo un lavoro, e lo stesso lavoro che fanno qui lo facevano dopo la crisi del 29, lo facevano dopo il 2008, lo facevano dopo la bolla dei tecnologici, e lo fanno sempre. È sempre la stessa dinamica, sempre lo stesso comportamento. Le cause sono diverse. Le ragioni della crisi che innestano il movimento sono diverse, ma la stessa struttura di comportamento è uguale da 130-140 anni, ed è uguale perché, lo spieghiamo diffusamente nei corsi, non si può spiegare in poche parole qua, ma è così perché sono dei pachidermi, sostanzialmente sono hanno un'enorme massa di denaro, hanno necessità di tenere certi comportamenti, di frazionare il proprio acquisto, di frazionare la propria vendita, e quindi hanno tutta una serie di strategie che sono riconoscibili, e quando il pachiderma passa è possibile notarlo. Questa è un pochettino l'anticipazione che posso farvi. Bene, grazie Daniele, ti interrompo qui e poi vedremo la seconda parte del tuo intervento perché so che hai preparato altri titoli. Vorrei sentire l'opinione di Riccardo Falcolini, grande esperto di Unicredit, della parte certificati e prodotti di Unicredit, con l'intento di capire da lui in questa fase di mercato che cosa suggerisce. Unicredit, che cosa suggerisce l'esperto di Unicredit per difendersi, per difendere il portafoglio, per fare in modo di poterlo gestire e ottimizzare nel modo migliore. Innanzitutto, buonasera Riccardo, grazie di essere con noi, grazie di aver accolto l'invito di Traders Magazine Italia. Ciao Maurizio, grazie a te. In realtà questo è un appuntamento, altro che invito, questo è un grande piacere essere con te. Sono io che ti ringrazio per darmi questa possibilità. Intanto saluto te, saluto Daniele e tutti coloro che sono collegati.
vedo un buon numero, un importante numero stasera e credo che, lasciamolo dire, in questo momento più che mai una cultura o comunque una cultura finanziaria, partecipare a un webinar è realmente di fondamentale importanza perché ci aiuta forse a capire qualche meccanismo piuttosto che, diciamo, la situazione corrente che dietro magari aspetti diversi che non si erano valutati in precedenza e ci permette magari di avere un po' più di razionalità. In effetti mi ricollego a quello che diceva Daniele in precedenza, bisogna avere della razionalità quando si opera sui mercati, soprattutto fare delle scelte che siano consapevoli, ma soprattutto studiate e mirate e cercare di rimanere quanto possibili più diciamo calmi, anche in delle situazioni particolarmente complicate come quella che stiamo vivendo ora. Tutto passa, sono delle crisi che abbiamo già affrontato. Sicuramente in un futuro non affronteremo di crisi diverse. Bisogna avere della razionalità quando si opera, soprattutto quando si affrontano i mercati. Magari questo è un mio avviso, non so se mi sbaglio, però insomma, da giovane credo, da giovane ragazzo appassionato di mercati, credo che sia una delle cose più importanti, perché poi la paura e poi soprattutto il farsi prendere dal mercato comporta o porta a delle scelte che non sono così sensate. E quindi questo è un breve preambolo. Allora, passando un po' a quello che noi offriamo, in questo momento Maurizio di mercato particolare, come magari molti amici avranno potuto notare, siamo stati un po' fermi con le emissioni. Diciamo, è un momento in cui le ultime emissioni noi le abbiamo fatte così come si legge sul nostro sito, diciamo, circa all'inizio di febbraio, un paio di settimane fa, con delle emissioni relativamente a Turbo Open End che sono prodotti a leva e a bonus cap. Questo è il nostro sito, il sito investimenti.unicredit.it, dove appunto chi lo conosce sa già magari un po' smanettarci così, tra virgolette, in gergo tecnico. Chi non lo conosce è il sito dove vengono riportati tutti i nostri prodotti e finanziari emessi appunto da Unicredit e nello specifico fondamentalmente covered warrant e certificate. Covered warrant nelle loro sfaccettature e anche, scusami, certificate nelle loro sfaccettature e covered warrant. Io questa sera, Maurizio, voglio parlare e affrontando fondamentalmente un momento, nonostante appunto siamo in un momento particolare di particolare discesa del mercato, vorrei concentrarmi su 2/3 tipologie di famiglie. In primis sui bonus cap, accitandone qualcuno e andando a prendere qualche esempio in modo da, insomma, parlare, analizzarne le peculiarità, vederne le caratteristiche, e poi passando a uno strumento, un paio di strumenti a leva, e poi ovviamente lasciare spazio ad eventuali domande qualora ce ne fossero. Questa è una landing page dove noi abbiamo, insomma, fatto una selezione di prodotti, di quelli che potevano essere prodotti più interessanti, e all'interno di questa landing page, quello che intanto vado ad analizzare e vado a prendere in considerazione come primo strumento è un bonus cap su Telecom Italia. Perché una logica, intanto presenta una barriera al 50%. Barriera al 50% vuol dire una barriera comunque abbastanza distante dallo strike finale. Che insomma ha permesso al titolo di oscillare e comunque di muoversi molto, così come è successo negli scorsi giorni,
senza che fosse toccato e si verificasse l'evento barriera. Allora, il codice ISIN per chi fosse interessato è DE Domodossola Empoli 000HV48ZB0. Questo è un prodotto che è stato strutturato a gennaio. Allora, Maurizio, noi insomma a gennaio, visto fondamentalmente un mercato, un anno 19 che si è chiuso con un exploit, abbiamo pensato, insomma, che potesse esserci. Ovviamente non siamo in grado di prevedere il futuro, ma dopo dei grandi anni c'è sempre una fase di storno e abbiamo pensato abbiamo pensato di strutturare dei prodotti con delle barriere profonde. Delle barriere profonde significa delle barriere che fossero distanti al 50 o al 60% del valore di fixing iniziale, in modo tale da assorbire, insomma, un'eventuale discesa anche violenta, anche repentina del mercato, senza appunto che la stessa barriera fosse infranta. In effetti, questo è uno dei vari titoli che ha una barriera, insomma, al 50% rispetto al fixing iniziale, che è 0,51,50. Quindi una barriera posta a 0,25,75. Questo è un titolo, Maurizio, che prevede una barriera continua intraday, quindi vuol dire che viene osservata durante tutta la giornata, durante tutti i giorni e non solo a scadenza. Che si comporta in questo modo. Vedete, la barriera è attiva, quindi nonostante il calo degli scorsi giorni, delle scorse settimane, la barriera è ancora attiva, vuol dire che non è stata infranta. Se la barriera non dovesse essere mai infranta sino alla scadenza, questa in realtà è una scadenza lunga, poi ne prenderemo qualcun altro con scadenza più corta. Se non dovesse essere appunto mai infranta la barriera, il titolo andrebbe a rimborsare un importo pari a 105,50, quindi il valore di emissione iniziale che era 100 più un 5%. Purtroppo al momento il mercato è chiuso e non posso farvi vedere il prezzo di acquisto. Ah, ecco, c'è cioè solo il prezzo in denaro, si acquista. O meglio, in questo caso, diciamo, supponiamo che la lettera sarebbe stata abbastanza vicina al denaro, sarebbe acquistato intorno agli 82 euro. 82 euro con un'ipotesi di rialzo, appunto, del sottostante. Quindi, se il sottostante di qui a scadenza non dovesse mai toccare la barriera, questo potrebbe essere rimborsato a 105,50 euro. Allora, perché ho preso intanto questo strumento in considerazione? Intanto per farvi capire come appunto cerchiamo di adattarci alle varie condizioni di mercato ed è UniCredit come emittente cerca nel tempo di strutturare sempre più prodotti in modo da essere fondamentalmente presente sul mercato e dare varie alternative ai clienti per affrontare le situazioni correnti piuttosto che guardare nel lungo periodo. In questo caso, appunto, più un guardare nel lungo periodo, perché appunto è un titolo che scade a luglio del 2021. Ha qualche dato particolare? Abbiamo una distanza dalla barriera al 34%, quindi una distanza ancora abbastanza accettabile, si dovrebbe ipotizzare un calo del mercato ed è sottostante ancora importante, e un rendimento potenziale del bonus del 29%. Quindi anche in questo caso, per chi fosse interessato ad un prodotto del genere su questo sottostante, si avrebbe un rendimento notevole, quindi un rendimento del 29%. Fermo restando che una volta acquistato il prodotto, tale prodotto può essere anche liquidato sul mercato in quanto sono prodotti quotati sul mercato Sedex ogni giorno dalle 9 alle 17:30. Quindi questo, Maurizio, io sono partito un po' soft, sperando che vada bene a te e un po' a tutti. Posso andare Assolutamente, magari con un secondo prodotto? sì, vai pure, vai pure. Ok, allora io la mia logica, Maurizio, è quella. Parto con dei prodotti a capitale condizionatamente protetto per poi magari passare a qualche prodotto con leva. Io
Sono di un parere, importante scegliere il prodotto che sia, diciamo, rispondente o comunque che rispecchi le proprie caratteristiche, nel senso che se si è avversi a rischio, non bisogna comprare un prodotto a leva, magari prendete o considerate un prodotto di questo tipo. Perché? Perché prendere un prodotto o comunque andare a negoziare con uno strumento che fondamentalmente può essere più rischioso rispetto al proprio profilo di investimento è pericoloso e vi porta anche a dei comportamenti fondamentalmente, diciamo, non a delle scelte irrazionali. Quindi sono partito con questo che è un prodotto abbastanza soft. Cambiamo asset class, ma rimaniamo fondamentalmente sempre sul mercato italiano su una utility con un orizzonte temporale più breve in questo caso. Andiamo a scoprire insieme, in questo caso è giugno 2020. Quindi è l'ISIN DE000HV446F di Firenze 1. Questo è un bonus cap su Enel. Mi interessa, a me piace abbastanza Enel come titolo, quindi tendo a riprenderlo spesso nelle mie analisi, sperando di non essere fondamentalmente un po' ripetitivo. Non abbiamo ovviamente il mercato chiuso, non vi sono i prezzi di una lettera, però questo è un bonus cap fondamentalmente che sta resistendo abbastanza all'andamento di mercato, perché ovviamente il sottostante, oggi il sottostante, come la maggior parte del mercato italiano, è in grande spolvero, un rialzo del 4,16%, quindi sottostante che quota a 6,23,50, addirittura al di sopra del livello strike iniziale, che era 5,48,60. Allora, perché prendere in considerazione questo prodotto? Intanto vi dico, questo era un prodotto che quotava sotto la pari. Quotava sotto la pari, quindi era possibile acquistarlo sotto 100 con una maturity breve e che ci permetteva, appunto, in caso di mancato raggiungimento della barriera, di ottenere un bonus di 100, del 105%, quindi equivalente a 105 euro. Ovviamente il 105% è sempre calcolato rispetto a quella che è la performance, a quello che è il prezzo di vendita iniziale. Caratteristiche, intanto appunto una scadenza relativamente breve. Siamo appunto a giugno 2020, una barriera posta al 75% del livello di strike iniziale, quindi che era 5,48,60, con appunto una barriera posta in termini monetari a 4,11,45. Quindi abbiamo una distanza del 34% ed un rendimento potenziale, quindi sebbene siamo comunque a pochi mesi di distanza, un rendimento potenziale del bonus del 3,99, circa il 4%, un rendimento potenziale annuo del 17%. Perché mi piace Enel? Enel mi piace e quindi di conseguenza prendo anche vado a considerare dei prodotti con questo sottostante, perché Enel è un titolo abbastanza soft. Sì, risente ovviamente degli andamenti di mercato, però insomma, si muove in linea con tutto il mercato, però rimane sempre un po' più cauto rispetto agli altri. Quindi è uno dei sottostanti che preferisco. E quindi spesso vado a considerare, ad analizzare dei prodotti appunto con tale sottostante. Maurizio, dimmi tu quando devo fermarmi, stopparmi, dobbiamo passare a Daniele per le ulteriori analisi. Ok. Era, sì, io passo la parola a Daniele se sei d'accordo, se no. Sì, assolutamente. È molto interessante comunque quello che hai spiegato sul titolo Enel, che è comunque un titolo difensivo e a mio avviso estremamente adatto per i momenti che viviamo, insomma. Ecco, anche dal punto di vista psicologico, no? Perché in ogni caso è una componente importante, no? Negli investimenti un maggior livello di certezza psicologica. Quindi un estremamente Assolutamente apprezzabile sì. il suggerimento su questo prodotto. Grazie Riccardo, mi prendo un attimo il controllo del video, vediamo un attimo poi se ci sono Assolutamente. delle domande che arrivano.
allora, un attimo. Perfetto. Vi avevo promesso un po' di analisi sull'S&P 500, ma prima di vedere l'S&P 500 di oggi, spero che sul video vi arrivi bene la mia immagine, perché oggi abbiamo inventato una tecnologia che cerca di venire incontro al problema delle linee estremamente precarie che abbiamo in questo periodo, linee purtroppo sovraccariche a causa di quello che sta avvenendo un po' in tutto il mondo, no? Il fatto che siamo tutti collegati, no? In qualche modo, siamo tutti online. Ecco qua quello che avevo preparato. Vedo che è arrivata una domanda sul 1929, sul Dow Jones. Allora mi sono ricordato di un vecchio contenuto, proprio vecchio nel senso che è stata un'analisi che avevamo fatto insieme con alcuni trader americani che mi avevano fornito un grande supporto di consulenza. Quello che vedete in questo momento, in questa slide, in questa immagine, è quello che è avvenuto negli Stati Uniti nel 1929. Vedete che c'è stata una caduta verticale che è stata molto simile a quella che abbiamo avuto sul mercato americano negli ultimi giorni, negli ultimi 30 giorni, diciamo dal 23 febbraio a oggi. Il segmento di caduta verticale a cui mi riferisco è questo primo segmento, quello che arriva, che diciamo nel 1929 si era sviluppato dal 3 settembre del 1929 fino al 13 novembre del 1929. In quell'occasione il Dow Jones è andato da una vetta intorno a 386, 386,10 a 195,35. Sostanzialmente ha perso il 50% nel periodo che andava dal 3 settembre al 13 novembre. E una domanda di un nostro ascoltatore è stato quanto poi è durata la crisi del 29. In realtà la crisi del 29 è durata moltissimo, perché dopo il ritracciamento che il 16 aprile successivo, quindi il 16 aprile del 1930, ha recuperato un po' le posizioni, vedete il Dow Jones che è ritornato vicino a quota 300, da quel momento in poi la grande esplosione della depressione economica ha fatto piombare le borse a livelli impensabili rispetto a quelle da cui è partito il crash del 29, quindi il crash del settembre, fino ad arrivare al minimo che si è registrato l'8 luglio del 1932 a 40,56. Vi lascio quindi immaginare, si tratta di una perdita vicino al 90%. Ora, noi non dobbiamo riferirci tanto al 1929 in quello che è avvenuto dopo. A nostro avviso, questa è una diapositiva un po' più meno compressa in termini di dati, che ci permette di avere quindi una visione un po' più allargata. Vedete bene che il primo crollo ha portato un livello di correzione modesto. Se paragonate questo livello, osservate bene questo livello, con questo, sono purtroppo molto simili. Ripeto ancora, il primo livello di crollo con questo. Successivamente c'è stato un bel recupero che ha portato fino all'11 ottobre e lì il mercato è veramente venuto giù.
tanto venuto giù in modo clamoroso. Il 13 novembre del 1929 il mercato ha cominciato a ritracciare fino al 16 aprile del 1930. Questo tipo di ritracciamento, cioè il fatto che dopo un grande crollo il mercato ritraccia, il mercato recupera, è tipico di tutti quanti i crolli che ci sono stati sul mercato. E nel 1987 è stata la stessa cosa, è stata la stessa cosa anche nel 2008, che non paragono alla crisi attuale, perché la crisi attuale ha una motivazione sostanzialmente economica e non di crisi di liquidità. La crisi di liquidità è conseguente, va bene? Ma la motivazione è l'impatto economico del coronavirus, e quindi molto più vicino ai concetti del 1929 e per velocità di caduta al 1987. In effetti, se, perdonate, mi si è chiusa la slide. Ecco qua. Questo è il disegno dello stock market crash del 1929. Vedete quello che avviene normalmente in una caduta di mercato. Avviene dopo l'affondo, avviene un recupero. E questo è invece il 1987. Osservate come la parte iniziale del crash del 1987 è estremamente simile. Questo è l'S&P 500, il tentativo di ritestare un massimo e una caduta verticale. In termini di velocità di caduta, questa è la più simile a quella che abbiamo avuto negli ultimi 30 giorni. Vedete bene che dalla grande caduta del 1987, con il minimo il 20 ottobre, abbiamo recuperato all'8 febbraio del 1989, eravamo già in fase di recupero della metà. Veniamo adesso ai giorni nostri. Questo è il disegno del 1987. Vedete che anche in questo caso stiamo parlando di un grande recupero. Ora, se andiamo ai giorni nostri, vediamo bene che o questo è solo la prima fase della crisi e un recupero è già imminente, se non è già in corso, se non è già iniziato. Secondo i nostri algoritmi temporali deve iniziare fra questa settimana e la prossima settimana, è una cosa che abbiamo già detto in alcuni webinar precedenti, fra l'ultima settimana di marzo e la prima di aprile i nostri algoritmi prevedono l'inizio del recupero, che forse è già iniziato nella nottata fra domenica e lunedì e poi nella giornata di ieri, nella giornata di lunedì. Se questo è la prima fase di recupero, il mercato è destinato a recuperare abbondantemente almeno il 50% di quello che è avvenuto in termini di caduta. E se questo avviene, il mercato potrebbe tenere per il mese di aprile o per il mese di maggio, e questo è il primo scenario. Il secondo scenario è che ci troviamo però di fronte solo ad un parziale piccolo recupero, a cui può seguire, ohimè, un altro livello di crash. Una cosa che ci ha un po' lasciato perplessi è il punto dove ha recuperato, che corrisponde sì ad una resistenza di carattere statistico, ma non ha a un supporto, scusate, di carattere statistico, ma a un supporto in realtà molto debole. Il vero supporto è posizionato al 2030. Tra 2030 e 2040, diciamo nell'area che sta a cavallo del 2030, che vedete che anche in fase di salita del mercato ha offerto una abbondante resistenza, vedendolo in modo preventivo rispetto a come poi si è sviluppato il mercato. Il livello successivo è quello che noi diciamo da molto tempo, cioè intorno a 1700, vedremo un giorno l'S&P 500 al 1700. Ohimè, se dovesse esserci un crollo ulteriore,
Stiamo parlando 1000, questo è il livello a cui potrebbe arrivare il mercato. So che dico delle cose piuttosto spaventose, va bene, però dobbiamo essere assolutamente consapevoli. In questo momento il Presidente del Consiglio dei Ministri sta firmando il decreto presidenziale che estende in Italia al 31 luglio i provvedimenti presi. Questo significa che dobbiamo essere assolutamente consapevoli che questo non è un problema che si risolve nel giro di poco e soprattutto l'impatto economico sarà veramente molto, molto significativo. Parleremo poi di coronavirus e di impatto del coronavirus nella parte conclusiva. Mi si chiede, dobbiamo aspettarci il peggio? Io mi auguro di no. Io mi auguro che ci sarà una ripresa del mercato, però io dico che in queste condizioni, sic stantis rebus, come dicevano i latini, è difficile prevedere che le cose possano andare per il meglio piuttosto che per il peggio e che un ritracciamento del mercato in questo momento corrisponde a degli elementi statistici del passato, anche se obiettivamente ci sarebbe piaciuto vederlo un po' più in giù, proprio nella prima area di supporto, perché quel supporto a 2030 è molto molto più forte e sarà più difficile da rompere. Allora, osservazioni sull'economia italiana e sulla perplessità se possa reggere o no un fermo fino al 31 luglio, queste sono ovviamente tutte cose ampiamente da discutere e con cui concordo su alcune preoccupazioni esposte dai nostri ascoltatori in bacheca. Se sei d'accordo, se sei d'accordo, Daniele, ti ripasso il controllo del video, perdona un po' di lentezza, ma stiamo collaudando in Eccomi, realtà una Maurizio. tecnologia. Prego, Daniele, stiamo collaudando questa sera una tecnologia nuova su cui abbiamo fatto delle prove dove i nostri sistemisti hanno veramente impiegato giorno e notte, e io non posso che ringraziarli per questo. Ci siamo resi conto che negli ultimi webinar c'era un grosso problema dovuto alla scarsità di banda, quindi alle connessioni che purtroppo non in questo periodo di tempo non funzionano bene, internet che è troppo intasato. Abbiamo fatto un investimento massiccio, credeteci, in tecnologia per fare in modo di cercare di superare questo problema. È un investimento enorme e massiccio per essere vicino ai nostri ascoltatori. Ci auguriamo che questa sera l'audio e la visibilità di questo webinar sia migliore del solito, migliore di quella che abbiamo avuto negli ultimi tempi. Lo vedremo poi dai vostri giudizi. Sappiamo anche che ci sono persone che comunque che hanno difficoltà di collegamento, ma dipende purtroppo questo da alcune zone dove purtroppo si concentrano moltissimo punti di sovraccarico delle linee. Di nuovo a te la parola, Daniele. Grazie Maurizio. Questa è la slide che vi ho mostrato la settimana scorsa. Vado in chiusura, cerco di andare molto veloce in modo da lasciare spazio alle vostre domande. Questa è la classica rotazione settoriale in cui notiamo in arancione il normale ciclo finanziario e invece in blu il ciclo economico. E nella parte alta del grafico, questa qua, notiamo i settori che sono più forti durante ogni fase. Perché è importante questo? Perché al di là di una forma corretta, cioè della forma che vi ho mostrato prima, nelle slide precedenti e anche la volta scorsa, cioè si tratta di forme adatte che mostrano la manipolazione del mercato, lo stop delle mani forti e la possibile risalita delle mani forti, quindi questa mano dei pachidermi che in qualche modo stanno entrando e stanno bloccando il mercato, è necessario comunque andare
a inquadrare un'azione all'interno del suo contesto. Quando il contesto dell'azione è forte e abbiamo la forma giusta, allora possiamo fare profitto. Vi do un pochettino un aggiornamento sulla classifica dei settori. Questa al 20 di marzo avevamo, ve li mostro come rendimento, avevamo appunto i farmaceutici, i consumer staples, cioè i consumi primari, e le utilities sono questi tre, quelli che avevamo detto la volta scorsa essere anche dei settori difensivi. Sempre in ultima posizione invece gli energetici. Per quanto riguarda invece le industrie, cioè per così dire i sottosettori, troviamo questi. Quelli che mi interessano maggiormente, diciamo che possiamo evidenziare, naturalmente sono questo, cioè qualcosa legato ai consumi primari, naturalmente i metalli preziosi, abbiamo visto anche cosa sta facendo l'oro, naturalmente qualcosa legato ai farmaceutici, le utilities, le biotecnologie, vedete tutto quadro, è abbastanza tutto dello stesso tipo, naturalmente abbiamo delle cose anche interessanti di altro tipo. Diciamo, questo è un po' l'aggiornamento della situazione che vi ho fatto vedere la settimana scorsa e rappresentava la situazione al 13 di marzo. Questo grafico lo aggiorno settimanalmente, viene aggiornato settimanalmente ed era al 13, qui siamo al 20, quindi abbiamo questo tipo di aggiornamento. La stessa cosa vi avevo mostrato, quella che avevano chiamato Pand Economy, una serie di titoli. Vi faccio vedere nuovamente questa slide per dirvi che avevamo nel webinar del 19, per esempio, ho citato Zoom, e se noi andiamo a vedere il 19 era in questa zona qua, e vedete comunque che ha dato un buon rendimento anche dopo, già dimostrava di reggere molto bene alla crisi, vedete che ha tra l'altro sotto quella forma di cui vi parlavo, c'è cioè una forma a rettangolo in cui scende e controtendenza rispetto allo Standard & Poor's 500, fa una fase di accumulazione, fa tutto quello che deve fare, poi parte nel momento in cui c'è il tracollo del mercato, questo resiste. Questo è uno degli elementi importanti. Oltre la forma, anche l'appartenenza al settore giusto. Quindi questo l'abbiamo già detto la settimana scorsa e di fatto ha avuto anche poi successivamente, anche a quando l'abbiamo citato, un ottimo sviluppo. Velocemente, che cosa attenderci dal futuro? Ancora una volta, io attendo questa forma. Vedete questa forma? Questa è la forma scritta da Wyckoff 120 anni fa e che ancora funziona. Wyckoff ha fatto soldi durante la crisi del 29. Vedete uno schema dove il mercato cade, poi viene fermato, lateralizza per un tot di tempo e poi esplode verso l'alto. Eccolo qua, non c'è alcuna differenza. Naturalmente qui il crollo sarà stato, non vediamo oltre questa fase, sarà stato di un certo tipo, per poi quello che ci dobbiamo attendere sui mercati è un selling climax, anche questo ve lo dicevo la volta scorsa, cioè la fase di lateralità, questa che vi mostro in questa slide, è preannunciata da un selling climax, che è una candela, una serie di candele con volume molto grande e spread molto ampio. Questo è normalmente un indicatore che il mercato sta finendo la sua caduta. Andiamo in chiusura e sempre in questo schema che mostravo l'altra volta, c'è proprio la caduta qua. Poi tutta una lateralità e c'è, per così dire, questo fiume, questa è una metafora usata anche da Wyckoff, questo fiume di vendite, vedete, che sta sopra i prezzi e che dovrà varcare in qualche modo il prezzo prima di poter andare in esplosione. Quindi avremmo un periodo probabilmente di lateralità se il mercato vo vorrà salire, diciamo in maniera continuativa. Quindi io sto parlando di quei titoli che ho già individuato che sono interessanti, che hanno le forme interessanti e che si muovono contro tendenza rispetto al mercato, dovranno varcare questo fiume di vendite che in ogni caso c'è su ogni titolo, per poi andare in esplosione.
In conclusione vi mostro qualche titolo che sto monitorando con attenzione. Uno di questi è proprio Patterson Companies, dove notiamo in questa fase la caduta, vedete lo stop, la lateralità a questo livello. Diciamo che se mi mostrerà una certa forza e farà un determinato percorso, io avrò una serie di aree in cui poterla monitorare e in cui poterla magari andare ad acquistare successivamente. Questa ve l'ho già mostrata, è proprio quella appartenente al settore alimentare, è l'attesa appunto questa, anche qui vediamo lo stesso principio con questa caduta repentina nella prima fase, questo stop molto netto e in questo momento attendo sviluppi. C'è poi questa azione italiana molto bella, anche in Daniele, questo caso. Daniele, scusa, quanto dura normalmente nella tua esperienza la fase di accumulazione? Sì, ti sento. Sì, ma no, quanto dura normalmente la fase di accumulazione? Purtroppo, Daniele, sei in una zona La tua voce va e che... viene, Maurizio. Daniele, ecco, ci senti? Sì. No. Sì, credo di Sì. sì. Ecco, Ah, ok. sì, ti sento. no, quanto dura la fase di accumulazione normalmente? La fase di accumulazione può durare da qualche settimana a qualche mese. Nei casi, diciamo, più eclatanti dura anche qualche anno, ma non è, diciamo, il caso generico delle azioni. Diciamo che per quello che serve un'ottica temporale di medio periodo, un qualche mese è sufficiente per una fase accumulativa. Ti stai facendo Questo. vedere una di Borsa Italiana di Sì. Milano, giusto? Quest'anno. Esatto, interessante questa azione appartenente al settore finanziario, ma che è strettamente legata al real estate. Interessante quella barra, perché è una barra avvenuta nel 2018 che ha bloccato i mercati. Vedete, qui stiamo parlando di barre settimanali, quindi in realtà vedete 2019. 2020, qui siamo un anno in accumulazione, a mio parere, non ci sono ancora dei segni evidenti di voler salire, ma mi interessa particolarmente perché la risposta di questo titolo non è la risposta che sta dando il mercato italiano e quindi mi interessa particolarmente perché in un momento di crisi, un momento di discesa dei mercati, io cerco qualcosa che si comporti differentemente, quindi sto facendo un'analisi tipo settoriale. Un'analisi di comportamento in più forma, più tutta un'altra serie di aspetti che vado a valutare, che fa di questa più altre azioni, ovviamente dei candidati possibili. Vado in chiusura, questa è un'altra appartenente al settore farmaceutico ed è del mercato americano che è Gil Sciences. Anche in questo caso notate stessa conformazione con i prezzi che scendono. Una lateralità, anche in questo caso, che dura da parecchio tempo. In realtà a me interessa questo frangente qua, che ritengo molto interessante, che può portare di sicuro i prezzi a uscire da quest'area e poi dirigersi verso zone di target ulteriori. Anche in questo caso, devo dire, si nota a occhio la differenza dallo Standard & Poor's 500. Quindi l'idea è questa. Le opportunità ci sono, ci saranno sempre, non è perché il mercato scende che tutto sta scendendo, ci sono sempre delle aree che performano, non solo azioni singole, ma aree che performano e che nel momento di crisi soprattutto vanno a essere delle buone roccaforti per i capitali, anche per investimenti di medio-lungo termine. Comunque queste sono quelle che noi insegniamo, quelle che noi consigliamo nei vari portafogli. In questo momento nel nostro portafoglio azionario abbiamo fatto dei grossi profitti a gennaio-febbraio e siamo flat. Adesso stiamo appunto aspettando l'occasione giusta per rientrare. Siamo usciti un po' prima del crollo, insomma.
Perfetto, Daniele, grazie. Un'osservazione di un nostro ascoltatore, ma che dice è sbagliato da quanto vedo e mi sembra fazioso alimentare la paura dicendo che l'S&P 500 può andare a 1000 e dire che Conte adotta misure restrittive fino a luglio. Allora, io ho analizzato il mercato. Io sono un algoritmico di professione. Sono un matematico di professione e gli algoritmi dicono questo, dicono i livelli che ho espresso prima. Non ho detto che l'S&P 500 andrà necessariamente a 1000. Dico che quello è il livello minimo a cui può arrivare e non possiamo escluderlo. Anzi, posso dimostrare matematicamente quali sono le probabilità precise per ciascuno dei livelli che ho esposto prima. Posso dimostrarlo con equazioni matematiche ineccepibili. Quindi non è fazioso, è semplicemente un'analisi di mercato. Mi perdoni l'ascoltatore se devo essere molto netto in questo. Per quello che riguarda le misure restrittive di Conte, è un comunicato di ADM Kronos che è stato pubblicato 2 ore fa, e se volete vi leggo testualmente. Sono prorogabili fino al 31 luglio le misure per il contenimento del Covid-19 decise dal governo. Le varie strette stabilite dal divieto di lasciare le proprie abitazioni perché in quarantena alla chiusura di ville e giardini possono essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020. E con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione, secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. È quanto si legge nella bozza del decreto legge visionato dall'ADM Kronos, atteso in CDM questo pomeriggio, con multe più salate dai 500 ai 4.000 euro per a chi aggira le regole. Allora, questo è un comunicato ADM Kronos, che è una fonte affidabile e quindi mi sono permesso di parlarne. Ovviamente noi siamo un magazine e sui comunicati stampa veniamo informati molto prima del pubblico e mi sono permesso quindi, caro ascoltatore, di informare il pubblico. Ancora una volta, non è fazioso quello che ho detto, non sono mai stato un fazioso, sono un editore libero di dire esattamente quello che ritengo giusto per il nostro pubblico. Grazie comunque all'ascoltatore per averci ascoltato e per aver detto la sua anche in questo caso. Nulla di vero dice che l'emergenza è prorogata fino al 31 luglio, l'ha precisato il Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Mi fa molto piacere, io ho letto semplicemente un comunicato di ADN Kronos. Se non è così, molto meglio per tutti, signori, non ci mancherebbe altro. Di certo non mi auguro il peggio, mi auguro sempre il meglio. Riccardo, ti lascerei ancora la parola per 3-4 minuti, se sei d'accordo, per illustrarci un ultimo prodotto Unicredit e poi vorrei parlare di coronavirus con gli ascoltatori, così magari è la volta buona che molti ascoltatori mi diranno che sono pazzo del tutto. va bene, Maurizio. Allora, guarda, do veramente altri due o tre titoli, due o tre ISIN. In pochissimo tempo cercherò di stare concentrato in quello che appunto sono appunto i possibili, una possibile descrizione molto veloce. Allora, partiamo. Intanto con un turbo per cambiare giusto categoria di prodotto per poi passare molto velocemente ad analizzare un altro prodotto. Allora, un turbo fondamentalmente o due turbo che si voglia, possiamo analizzarne quante ne vogliamo. Ritorno sempre su una delle nostre pagine mercati. Magari prendo quello sul prendo uno sull'oro, sulle materie prime che non abbiamo analizzato. L'oro
fondamentalmente, come sappiamo, è un bene rifugio, quindi per chi avesse ancora una aspettativa di rialzo sul sottostante, quindi sulla materia prima, potrebbe fondamentalmente, e volesse ovviamente, scommettere o comunque prendere una direzionalità, perché in questo caso andiamo su un prodotto veramente direzionale, quindi volesse puntare sul rialzo del sottostante. Potrebbe farlo utilizzando un prodotto a leva come i turbo open end. I turbo open end, ricordo però che sono dei prodotti fondamentalmente rischiosi e molto più rischiosi rispetto al prodotto precedente. Il turbo open end in questo caso è un prodotto a leva, quindi che prevede appunto una leva finanziaria con un meccanismo di knockout. Cosa significa il meccanismo di knockout? Come il precedente prodotto, quindi come il bonus cap, viene stabilita una barriera rispetto al fixing iniziale, quindi al fixing iniziale del prodotto, e in caso di raggiungimento della barriera, questo fondamentalmente prodotto va in knockout, quindi significa che si viene buttati fuori dall'investimento. È una barriera continua intraday, nel senso che viene osservato durante tutta la giornata e la caratteristica di questo prodotto è che, a differenza del precedente, questa non è una barriera fissa, non è una barriera fissa, ma viene ricalcolata giornalmente tenendo conto del costo di finanziamento, che è un 4,51 annuo. Quindi, man mano che passano i giorni, la barriera e lo strike. In questo caso si andranno a salire in quanto calcolati sulla base del costo del finanziamento annuo. Allora, perché appunto è importante per chi ha una buona visione rialzista e comunque direzionale sul titolo? Ovviamente perché questo appunto è un prodotto che fondamentalmente punta al rialzo man mano che il sottostante diciamo segue appunto la sua corsa al rialzo, anch'esso salirà e si apprezzerà sempre di più rispetto appunto a un valore iniziale di 8,22 euro, oggi quota 19 euro circa, e fondamentalmente per chi dovesse prevedere o comunque per chi avesse una visione appunto di rialzo, quindi di ribasso magari dei mercati azionari, di rialzo della materia prima, potrebbe fondamentalmente utilizzare questo prodotto per proteggere magari i propri investimenti azionari o per avere una visione semplicemente rialzista sul sottostante. Caso contrario, magari prendo quello di prima, per chi ha una visione ribassista sul FTSE MIB ancora. Quindi potrebbe utilizzare un turbo open end short, quindi nel caso in cui appunto questo rimbalzo a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni, cioè si ipotizza uno sgonfiarsi di questo rimbalzo, un ritracciamento del FTSE, potrebbe utilizzare un turbo open end short. Stessa logica, ovviamente situazione contraria, la barriera è posta al rialzo, quindi al di sopra del valore del sottostante. E man mano che trascorrono i giorni, la barriera verrà ricalcolata e si abbasserà sempre di più rispetto al costo del finanziamento. La differenza sostanziale è che appunto questi sono prodotti direzionali. Nel caso in cui sia toccata la barriera, si viene buttati fuori dall'investimento. Sono dei prodotti a leva. In questo caso abbiamo una leva dell'1, abbastanza bassa, per l'1,5%. È sempre calcolata rispetto a quella che è la distanza dalla barriera. Quindi più si è lontani dalla barriera, più è la leva, più è l'effetto leva. Ovviamente, a differenza del precedente dei bonus, diciamo, questi sono strumenti più speculativi, più adatti a chi ha una propensione, insomma, all'investimento, propensione al rischio maggiore rispetto a quello del bonus cap, che nel caso in cui sia toccata la barriera, comunque non cesserà di esistere, continuerà ad esistere, continuerà la sua vita. E solo alla scadenza si vedrà l'effetto appunto dell'eventuale barriera toccata o infranta. Quindi una breve visione anche su questo. Non, credo di aver sforato i miei 3 minuti, Maurizio. Mi Quindi ti è rilascio la parola. andato benissimo così, Riccardo, perché la cultura che proviene da un'istituzione come Unicredit è sempre un
una cultura interessante. Come sai, ho sempre considerato Unicredit di gran lunga la numero uno per quanto riguarda certificati e derivati, e confermo questa mia opinione, in termini proprio di approccio con il cliente in modo serio e determinato. E tu sei un esponente di Unicredit che è perfettamente in linea con la politica dell'azienda, che noi abbiamo sempre moltissimo apprezzato. Grazie di aver accolto quindi il nostro invito, Riccardo. Grazie a te Maurizio, soprattutto per i complimenti. Ti Ok. ringrazio a nome mio, a nome ovviamente dell'azienda, ecco. Grazie, grazie molto. Bene, vi avevo promesso anche di parlare di... vediamo se riesco, perfetto. Vi parlo di uno studio fatto dall'Istituto Svizzero della Borsa e che io non ho reso noto perché non eravamo proprio convinti, in collaborazione con l'Università di Budapest. L'Università di Budapest ci ha comunicato i risultati di uno studio che abbiamo in qualche modo condiviso. È uno studio, come vedete, tanto per significare anche per l'ascoltatore di prima come facciamo le cose, le facciamo in modo matematico. Siamo degli algoritmici e applichiamo gli algoritmi ai mercati. Quello che vedete sono delle equazioni differenziali e mi guardo bene dall'annoiarvi con le equazioni differenziali perché penso che abbiate altro da fare questa sera che non ascoltare dissertazioni appunto sulle equazioni differenziali. Ma quello che vorrei esporvi è il metodo che è stato proposto dall'Università di Budapest per fare delle previsioni sullo sviluppo del coronavirus. Vi dico subito che questo metodo ha clamorosamente sbagliato la previsione, ed è la ragione per cui non l'abbiamo diffusa, ma perché eravamo in qualche modo convinti che il modello fosse giusto in sé, ma la sua applicazione purtroppo lasciasse a desiderare, perché da Budapest non vedevano bene la realtà italiana, non vedevano, diciamo, da vicino la realtà italiana. E il modello che cosa prevedeva? Il modello mette in relazione sostanzialmente il tasso di crescita giornaliero dei morti come funzione rispetto al numero cumulativo delle morti. Il grafico che esce fuori è molto interessante. Questo è il grafico della zona di Hubei, della provincia, cioè della Cina, dove c'è Wuhan, e dove quindi si è sviluppato maggiormente il coronavirus all'inizio. Vedete bene che da una curva iniziale, tipicamente iperbolica, si è passato ad un qualche cosa che sembra essere una retta lineare, sia pure con dei punti di massimo e minimo intorno a questa retta. Questa retta ha permesso in qualche modo di attualizzare il numero delle morti che ci sono state in Cina. Applicando lo stesso modello all'Italia, la previsione era di 6.000 morti. Purtroppo ai 6.000 morti ci siamo già arrivati e diciamo, ancora il virus è ben lungi dall'essere contenuto. Il modello in sé è però molto interessante perché sostanzialmente non ha funzionato perché in Italia le morti sono statisticamente superiori, più incidenti, per ragioni le cui ipotesi sono ancora tutte da accertare, rispetto a quelle cinesi, nel senso che in Italia purtroppo si muore percentualmente di più rispetto agli ammalati. Un giorno scopriremo se sono dati manipolati dalla Cina piuttosto che condizioni diverse del virus. C'è una nostra virologa molto famosa, Ilaria Capua, che ha ipotizzato che il virus che si è diffuso in Italia sia in qualche modo un virus mutato rispetto a quello cinese e in qualche modo più aggressivo, cioè che dice che abbiamo una percentuale di anziani superiore e siccome il virus colpisce di più gli anziani, purtroppo le morti sono statisticamente superiori. Non lo sappiamo. Però di certo è questo quello che ha fatto fallire questo modello dal punto di vista della previsione. Ma questo modello ha illustrato un modo per costruire un rapporto fra due diverse
tra due diversi numeri, tra due diverse quantità, per cercare di strutturare una previsione a finire. È lo stesso metodo poi che è stato utilizzato, un metodo che abbiamo condiviso molto di più in termini matematici, anche in termini di metodologia, con quello usato da Phil Lanter, che sono dei nostri piccini di Lugano, che grandi organizzatori di eventi, che in questo momento sono ovviamente a casa fermi con scarsa mobilità, come sempre, per il coronavirus, dove Phil Lanter ha proposto un proprio modello, di cui abbiamo sostanzialmente apprezzato molto la metodologia di calcolo, un proprio modello che al momento in cui l'Università di Budapest pubblicava questa previsione e ce la comunicava, eravamo in questo stadio, a 2.503 morti, eravamo al 17 marzo su 31.506 casi accertati in Italia. La situazione fino a ieri, perdonate, oggi magari qualcuno di voi mentre era in questo webinar ha visto la televisione, i dati più aggiornati, ma parliamo della giornata di ieri, ha visto, come vedete, già un raddoppio dei casi totali a 64.000-65.000 e numero di morti che salgono in proporzione, siamo sempre intorno a una percentuale superiore al 9% rispetto ai casi totali, con una percentuale veramente molto, molto alta. La previsione a finire di Phil Lanter è molto significativa, nel senso che la vera inversione di tendenza, secondo Phil Lanter, può verificarsi intorno a metà aprile, quando un rapporto studiato da loro, che è un rapporto che loro hanno chiamato RO, sostanzialmente è il rapporto fra la quantità potenziale di nuovi contagiati che ci possono essere rispetto ai contagiati già esistenti. Questo rapporto, che ovviamente è un rapporto che va a esaurirsi col tempo, è in costante decrescita. Era a 1,68 nella giornata di ieri. Quando quel rapporto arriverà a 1, allora significherà che per ogni contagiato ci sarà meno di un nuovo contagiato. Non significa che avremo quindi sconfitto il coronavirus, significa che saremo nella strada certamente giusta per poter poi avere una curva di vittoria molto più ampia. Come vedete, in questa previsione, in questo modello di previsione, c'è un numero finale di contagiati che è addirittura ancora in fase di revisione, nel senso che l'ultima previsione era 220.000, ma vi dico subito che è una previsione che va vista al rialzo e se i morti saranno in proporzione, ahimè, parliamo di un numero di vittime veramente molto molto elevato. Questo, ripeto, è un modello matematico, così come quello dell'Università di Budapest, un modello basato su queste cose qui. Io le studio dalla mattina alla sera con il mio staff, ripeto, non è mia intenzione di annoiarvi con queste. Vi dico quali sono i risultati finali. I risultati degli algoritmi alle volte sono clamorosamente sbagliati, sono clamorosamente fuori fase. L'Università di Budapest ha fatto un modello splendido, purtroppo fallace nel fatto che non ha considerato che la realtà italiana è molto diversa da quella cinese. Sappiamo che negli ultimi giorni il numero dei contagiati, negli ultimi 3 giorni, oggi sarebbe il terzo giorno, è in decrescita, sta decrescendo. Questo è un dato certamente positivo. E il cosiddetto RO proposto da Phil Lantern, a mio avviso, è un dato matematico estremamente interessante diciamo che il cui monitoraggio continuo magari può essere oggetto anche di altre discussioni nei prossimi webinar. Se siete d'accordo, nei prossimi webinar, nella parte finale, qualche volta parleremo anche di questo. Che cosa ci serve questo? Ci serve a capire le possibili relazioni che ci sono tra mercati e coronavirus e
e certamente sono impatti molto importanti che non possiamo non tenerli d'occhio. Se queste sono le cifre italiane, vi lascio immaginare che cosa sono le cifre a livello mondiale. Dobbiamo farcela, dobbiamo uscire da questa situazione, è la ragione per cui siamo qui, ognuno dalla sua abitazione, ognuno, se qualcuno di voi è in ufficio perché ha potuto andarci o perché ha ragioni legittime per andarci dal proprio ufficio, ma in ogni caso siamo ognuno collegato a internet, ci sentiamo comunque vicini, siamo il pubblico di Traders Magazine Italia e dell'Istituto Svizzero della Borsa, siamo coloro che a quest'ora della sera condividono delle legittime ragioni di ottima cultura finanziaria. Grazie ancora a tutti coloro che ci seguono, grazie agli splendidi ospiti che abbiamo avuto, grazie a Daniele, grazie a Riccardo, grazie a tutti voi. Non mancheremo di continuare a diffondere cultura, questo è il nostro unico scopo, credeteci, diffondere cultura finanziaria. L'ho promesso a me stesso, un giorno arriverò in pubblico. Perché ho fatto questa promessa anche ad alcune altre persone nel 2008 e lo rivelerò in pubblico perché ho fatto questa promessa. A me stesso e ad altre persone intendo mantenere la persona fino all'ultimo giorno che il Signore mi consentirà su questa terra, diffondere cultura finanziaria il più possibile in tutte le parti del mondo. In questo momento si sta concludendo, sono le 19:31. Il webinar sulla nostra piattaforma spagnola, sulla piattaforma dell'Istituto Spagnolo della Borsa. Oggi abbiamo parlato in Spagna di Forex e abbiamo parlato di strategie di Forex. Qui abbiamo parlato di strategie sull'azionario, di certificati, di statistiche sul coronavirus, perché no, di analisi di quello che avviene sull'S&P 500 sui mercati americani. Grazie a tutti quanti, grazie dell'ascolto e oggi è martedì, domani sera siamo ospiti della piattaforma di ATFX. Alle 18 ci sarà Stefano Cenza con noi. Occhio, come al solito, agli inviti che ricevete via email. Grazie ancora e buonasera a tutti. Buonasera a tutti.